veloce. No, vai, vai, così va bene, un andamento lento, vai. Nel frattempo andiamo a mettere anche l'olio a friggere. A friggere. E intanto le melanzane. Possiamo affettarle. Possiamo affettare le melanzane. Anche perché poi non è colpa mia se non riesci a finire tutti i piatti che hai portato. Non lo so che ti prepari tanto, però. Tentiamo. Tentiamo. Così grandi le tagliamo, ci servono grandi. Sì, sì, allora, sempre la stessa situazione delle patate. Andiamo a scegliere delle melanzane un po' più grandi, in modo tale che abbiamo questo, che poi alla fine sarà un avvolto, dove mettiamo i tagliolini dentro. Buoni. Io sono a dieta, non posso mangiare nulla. Aspettando che l'olio si fa caldo, poi passiamo le melanzane e la farina tipo a parmigiana e le friggiamo. Ah, nel frattempo, quando parlavi con la signora, io ho raffreddato i tagliolini, li ho raffreddati in acqua fredda. Lei ha raffreddato i tagliolini in acqua fredda e invece Antonio stava litigando col sugo. Hai visto? Stava litigando. Avete fatto pace, Antonio? Tutto a posto. Ok, vai Gustavo. In una prima cottura poi andiamo a tagliare del basilico. Tagliando il basilico non dobbiamo fare più tagli, un solo taglio, in modo tale perché sennò i profumi del basilico andiamo a perderli. Sì. Continuiamo a tagliare il nostro basilico. Nel frattempo tagliamo pure della mozzarella a dadini. A dadini la mozzarella. Mozzarella a dadini. Sei pronto per la festa dell'allevatore il 28 a Cosenza? Prontissimo. Sì, sì. Quanti piatti preparerai? Una diecina. Aiutato da? Aiutato da bravissime. Bravissime chef da Cosenza. Da Cosenza. Da Cosenza, proprio da Cosenza, delle bravissime chef che ti aiuteranno. Vero? Sì, sì. Infatti oggi mi sento osservato. Ma anch'io, veramente, qui sembra di stare, qualcuno è seduto come se fossimo al cinema, non so come mai. Quindi, oltre ai telespettatori, abbiamo anche spettatori in studio, spettatori. Perfetto. Qualificati, quindi non si può sbagliare. No, per carità. Tra poco passeremo le vostre telefonate. Allora, fatto questo passaggio qua. Vai Gustavo. Sì. Ricordiamo che abbiamo fatto già i cannoli di patate, stiamo facendo gli involtini di melanzane con i tagliolini. Vai Gustavo. Ok, va bene così. Allora, nel frattempo vediamo se è pronto l'olio. Vediamo. L'olio okay. È pronto. Perché hai aspettato a passarle nella farina prima di metterle? Perché non le hai infarinate prima? No, le perché sennò cosa succede? Diventano acquose. Acquose già la farina stessa, quindi perde sempre quel grado di croccantezza. Pronto? Pronto, Simona, buonasera. Buonasera, cara, buonasera, benvenuta. Sto preparando le crocchè di patate, le involtini. Ah, già stanno preparando. Già adesso. In questo momento. Hai visto, gli hai dato una ricetta per la serata. E questo è un piacere. Perché comunque uno è lì a casa, se ha delle patate le può fare subito, questo vero? Questo è un piacere. Brava. Sì, sì. Signora, come vengono? Li sto provando adesso, non so. Vediamo, vediamo, poi ce lo farà sapere Gustavo. Brava signora, grazie. Grazie, gentilissima cara signora, arrivederci. Arrivederci. Oh.
Hai visto? Già prova i tuoi piatti, ti fa piacere? È un enorme, ti riempie piacere. D'orgoglio, sì, questa cosa. Ti vedo, sì. Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa? Ah, sì, guarda, utilizzando la patata si può costruire diversi tipi di pietanze, quindi perché la patata si presta in tutti i modi. E intanto sto vedendo che le melanzane le avete fritte pochissimo. Sempre poco, perché il tutto finirà sempre nel forno. Nel forno. 10 minuti di cottura, sempre a 200 gradi, 180 gradi. Ok, perfetto. Vedo anche dei secondi, tra poco faremo dei secondi e un altro primo. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Signora, dovrebbe abbassare il volume del televisore, grazie, del televisore, altrimenti la sentiamo male, grazie. Sì, un attimo solo. Grazie. Senta, avete parlato di queste, non lo so, crocchette di patate adesso. Io sono rientrata in questo momento. Mi potete dire come si fanno? Signora, noi tra poco faremo il riepilogo, glielo rispiegheremo perché l'abbiamo spiegato 3 volte, però se lei ci segue fino alla fine le rispieghiamo e diamo tutte le dosi esatte e gli ingredienti. Va bene, signora? Ok, la ringrazio. A lei, cara, buonasera. Grazie, arrivederci. Buonasera. Perché c'è il riepilogo, noi andremo lentamente e tu spiegherai... Tutto. Però questa volta voglio che lo spieghi tu, Simone. Io? Grazie. Ma che gentile il nostro Gustavo. Lo so. Allora, Gustavo, andiamo avanti. Allora. Ti metto sotto pressione, attenzione. Allora, andiamo, fatto questo passaggio, mettiamo su un panno assorbente e andiamo a salare. E pepare. Il nostro Gustavo può parlare a 10 piatti, pronto? Buonasera. A lei, signora, buonasera. Gustavo, buonasera, sono Donella da Castrovillari. Ah, buonasera. Buonasera. Senti, fai bene che fai spiegare a Simona, ecco. Perché sono sicura che Simona non ci ha capito niente peggio di noi. Ecco qua. Ecco. E allora, ecco qua. È perfetto, perfetto. Quindi allora, che importante che male. Ho trovato una che si è accorta di tutto questo. Ecco. Perché ogni volta mi dice... Ma perché, scusa Antonella, non ha spiegato bene fino adesso Gustavo? Sì, sì, un'altra cosa volevo dire Gustavo. Se io non mi piace il tuo contorno, che posso mettere? Allora, come formaggio o qualsiasi cosa? Si può cosa? Mettere la ricotta. No. Allora, la ricotta... Sto guardando. La ricotta... Tranne la ricotta tutto. Ecco, complimenti, brava Antonella, brava, tranne la ricotta tutto, ma capito? C'è un contrasto, c'è un contrasto molto forte poi. Diciamo che la ricotta con la patata poi... Facilità? Non è che facilità, però secondo me è molto forte. Molto forte. È un azzardo. È un azzardo. Allora, che si può mettere? Qualsiasi tipo di formaggio, guarda, qualsiasi tipo di formaggio... L'importante è che sia del formaggio morbido, in modo tale che si scioglie, perché dentro poi c'è questo cuore, io ho messo dei pezzettoni di, anche dentro di gorgonzola, se si mette anche del, non so, della provola affumicata è buonissima, qualsiasi cosa. Tanto puoi continuare. Va bene Antonella, ti ringraziamo. Allora, se domani vedi mia cognata me la saluti. Va bene, grazie Antonella, ciao, grazie mille, ciao, grazie. Ciao, domani, ciao. Intanto hai aggiunto... Allora, un'altra cosa che bisogna fare... Sì, un attimo signora, arriviamo subito, vai Gustavo. La pasta, io come ho detto, diciamo questi tagliolini, l'ho messa a raffreddare immediatamente con acqua, quindi poi non l'ho rimessi più nell'acqua calda, ma da freddi. Ma perché quelli li hai lasciati lì e non li hai messi tutti? Perché, vabbè, i nostri ospiti non mangeranno. Non mangeranno, quindi hai ragione, perché preparare per loro, è vero, così imparano a non sedersi. Andiamo avanti. Allora, saltiamo velocemente. Pronto, mi scusi signora, c'è ancora? Sì, signora, ecco. Almeno vi sento, non vi vedo. Non ci vede, da dove signora? È da un mese che non vedo, dalla Sicilia, da Milazzo. Da Milazzo, cara signora. Non so cosa fare, guardavo solo voi. Cara signora, io suppongo che risolveranno il tutto al più presto e l'abbiamo segnalato nuovamente, va bene cara signora?
Grazie a lei, arrivederci. Gustavo. Ciao, siete bravissimi. Gentilissimi.